Bene ritrovati, bene ritrovate. Oggi, cari Venusini e care Venusine, rispondiamo a due domande. Ci sono delle differenze fra gli amori immaturi e gli amori nati durante la giovinezza? Ma soprattutto, è possibile innamorarsi in ogni stagione della vita? Io sono Irene, faccio parte di Agenzia Venus, un marchio di agenzie per single a gestione familiare con ben 11 sedi sparse nel territorio. Ma prima di rispondere a queste domande, sigla! Gli amori in età matura e gli amori nati durante la giovinezza possono differire per differenti aspetti, tra cui l'esperienza di vita accumulata e le prospettive nei confronti delle relazioni future. Nell'età giovanile, l'amore spesso è caratterizzato dall'entusiasmo di scoprire il mondo delle relazioni affettive. È un periodo in cui si sperimentano emozioni intense. Si cercano nuove esperienze e si costruiscono le prime relazioni significative. L'amore quindi è spesso idealizzato e accompagnato da grandi aspettative romantiche, come l'idea di trovare il partner perfetto, la perfetta metà del cielo, chi ci completa alla perfezione. Gli amori in età matura hanno alla base una maggiore consapevolezza di sé e delle proprie esigenze emotive. E le persone âgées hanno alle proprie spalle sia esperienze positive che esperienze negative, che però hanno contribuito ad accrescere una educazione sentimentale. Le coppie formate da over hanno più probabilità di essere stabili e durature, proprio perché basate su una visione più reale di ciò che va bene e di ciò che non va bene per se stessi. E si sa che l'esperienza, se bene usata, è un'ottima maestra. Inoltre, le priorità dei single differiscono nelle diverse stagioni della vita. Tendenzialmente, infatti, nelle relazioni giovanili l'attrazione fisica può giocare un ruolo primario. Gli adulti maturi, invece, danno sì importanza alla fisicità, ma sono consapevoli che sia anche necessaria un'attrazione mentale, un'attrazione psicologica, ma soprattutto sono consapevoli che sia necessaria anche una compatibilità di stili di vita e di valori. Insomma, gli over cercano delle persone che si incastrino in maniera semplice nella propria vita. Per questo motivo, le chat sono più fruibili e più fruite dagli under 40. Online, su cosa posso basare la scelta di conoscere o meno un ragazzo? Su una bio di 4 righe? La chat ci porta a scegliere quasi esclusivamente in base a delle foto, anzi mi porta a scegliere non tanto chi più mi attrae fisicamente, perché non conosco questa persona dal vivo, bensì da chi inserisce foto più seduttive e più seducenti. Quindi le chat ci portano a diventare, anche se non lo vogliamo, un po' più superficiale nel scegliere o meno di conoscere una persona. Un essere umano. E allora si sa che se io cerco un'avventura, l'attrazione fisica può bastare, ma se io non mi accontento di un'avventura e cerco qualcosina di un po' più profondo, si sa che l'attrazione fisica prima o poi non basta. Chi si rivolge all'agenzia Venus, che sia un giovanotto, che sia una persona matura, è alla ricerca di incontri mirati di qualità con persone che si spera possano condividere il resto della vita. Per questo motivo non abbiamo visto delle grandi differenze fra amori giovanili e amori maturi, proprio perché alla base ci sono delle persone che sono alla ricerca di qualcuno con interessi, stile di vita e prospettive nei confronti del futuro compatibili. Esiste una sorta di regola universale circa i sentimenti, valida ad ogni età e soprattutto già validata all'interno di Agenzia Venus. Prima di arrivare all'amore sano, è bene avere un rapporto sano con se stessi. Ascolta seriamente le tue esigenze,
Solo così avrai la possibilità di rimetterti in gioco più serenamente. E prima di rimetterti in gioco, prima di fare nuove conoscenze, poniti queste domande. Quali sono i miei obiettivi? Dove vorrei arrivare? Che idea ho di famiglia? Se hai dei figli, in base a loro, che tipo di partner vorresti incontrare? Se non hai dei figli, valuteresti di conoscere qualcuno che li ha? Credi nella famiglia allargata? Valuti una convivenza? Valuti una futura paternità? Valuti una futura maternità? Qualsiasi risposta andrà bene. L'importante è che rispecchi davvero le tue esigenze, la tua persona. Un'altra condizione importante che dovresti rispettare prima di far entrare qualcuno nella tua vita è aver chiuso i conti con il passato. Il passato molte volte lascia delle ferite che difficilmente si rimarginano, ma il passato può essere anche una lezione di vita, può essere una bussola che ti aiuta ad orientarti nel cammino verso il futuro, si spera un futuro radioso. Se entrerai a far parte di Agenzia Venus, per te sarà come nuotare in piscina e non in mare aperto, perché eviteremo di farti perdere tempo con incontri poco arricchenti. L'unica cosa che ti consigliamo di fare è aprirti serenamente e farci capire quali sono i tuoi obiettivi e le tue aspettative nei confronti del futuro. Se pensi di essere pronto a rimetterti in gioco, e me lo auguro, e desideri ricevere maggiori informazioni su chi siamo, su cosa facciamo, puoi contattarmi al 392-960-2430 oppure puoi scrivermi su info@agenziavenus.it, oppure se sei curioso puoi iscriverti al nostro canale YouTube Agenzia Venus, oppure ancora meglio puoi seguirci nelle piattaforme social. Agenzia Venus è presente in Facebook, in Instagram, su TikTok e su Pinterest. Nel prossimo video parleremo di